Buongiorno, eccomi qui. Io non so neanche più come spiegare cosa dire quando ricomincio a vloggare, perché lo so che in questo periodo non sto facendo video, non sto facendo vlog, intanto mi si è anche acceso il computer, ho fatto l'accesso, quindi non so neanche se ne vale la pena stare qui a giustificarmi, tra virgolette, perché è sempre la stessa cosa, ci sono sempre un sacco di motivi diversi e non lo so, cioè non voglio annoiarvi e soprattutto non voglio, non lo so, essere ripetitiva in qualche modo. Quindi io lo so che comunque vi devo delle spiegazioni, quindi sicuramente queste spiegazioni arriveranno, ma voglio farlo nel miglior modo possibile, sperando ovviamente che la maggior parte di voi mi capirà, anche se so che alcuni di voi avranno da ridire, perché io comunque durante i miei anni qui su YouTube, visto che sono dal 2013, ho sempre ribadito, ripetuto, che io ho sempre odiato gli YouTuber che si prendevano pause lunghissime di mesi senza spiegazione e non spiegavano mai il motivo e non avvisavano nemmeno. E io alla fine non ho fatto proprio questo, nel senso che un minimo di vlog ce ne sono stati, di video sul canale ce ne sono stati, ma sicuramente non ce ne sono stati abbastanza, non abbastanza per chissà cosa, per chissà chi, ma anche per me in primis, perché io appunto i primi anni che ero qui su YouTube pubblicavo almeno 2 video a settimana, almeno 3-4 vlog a settimana, almeno 2 vlog a settimana, e invece appunto negli ultimi 2 anni ormai è stato diverso, anche perché la mia routine è cambiata rispetto a quando andavo a scuola, perché paradossalmente avevo più tempo di organizzarmi la vita durante la scuola perché avevo degli impegni fissi, mentre senza più la scuola, ma solo con YouTube, gli impegni non sono assolutamente fissi, ma mi può comparire un impegno domani e poi essere cancellato quello tra una settimana per poi spostarne un altro, e quindi sono è diversa la vita senza la scuola, assolutamente, cioè per molti motivi, per molti lati è molto più bella perché non ci sono le ansie dei compiti, delle verifiche e tutto il resto, però allo stesso tempo è più complicato da soli gestirsi la vita, organizzarsi la vita. Quindi questa non era una giustificazione perché appunto non è, ma mi sta uscendo, sì, mi sta uscendo un nuovo brufolo, che bello, non vedevo l'ora, era da un po' che non avevo brufoli sul mento. In ogni caso me ne sono accorta veramente in questo momento. In ogni caso, come vi dicevo, voglio comunque darvi un minimo di spiegazioni e tutto il resto, anche perché già in altri vlog che ho pubblicato prima di questo, vi ho detto ok, adesso finalmente ritorno, e poi alla fine ho messo di nuovo una pausa, soprattutto sul canale principale. Mi manca tantissimo registrare video sul canale principale, seduta sulla sedia nella mia camera, un po' come sto facendo adesso, però magari truccata. Comunque mi manca davvero tanto in generale fare video regolarmente, almeno 2-3 alla settimana. Sono veramente, non lo so, cioè da sola faccio mille ragionamenti che mi spingono in un attimo a voler ricominciare tutto e dall'altro di continuare ancora la pausa o di magari fare un video ogni tanto. È una cosa tutta che succede nella mia mente. E siccome con i video su YouTube ci sono io davanti alla telecamera, non c'è qualcun altro, sono io che li registro, io che li monto, se io per prima non ho la motivazione, non me la sento, viene tutto male, non deve essere appunto una cosa obbligata. Purtroppo questa è un po' la parte negativa, se vogliamo così, della vita dello YouTuber, di fare video su YouTube, perché comunque ne va tantissimo della tua salute mentale, della tua vita, della tua condizione, della tua situazione, perché appunto se tu stai male, se tu non hai voglia, che poi non è la voglia, oddio, non ho voglia di alzarmi alle 9 e mi alzerò a mezzogiorno. Voglia inteso come motivazione, magari dico voglia per semplificare, ma intendo dire proprio una cosa più profonda, come la motivazione, la voglia proprio di metterci tutta te stessa. E per vari motivi mi è mancata in molti periodi. Siccome sono io davanti alla telecamera e siccome appunto faccio tutto io, il video arriva su YouTube come lo vedete, perché io ho fatto tutto per
per far sì che arrivasse lì, che fosse carico e montato. È difficile quando si perde appunto la motivazione perché nessun altro mi aiuta in queste cose, ma sono io che faccio tutto. E quindi dipendendo da me, purtroppo mi sono troppo lasciata andare ai miei pensieri, alle mie ansie, alle mie paure, ai miei dubbi, alla mia non motivazione. Ed è una cosa sbagliatissima perché io odio in realtà fare questa cosa. Cioè, io avevo il pensiero fisso, non sto facendo video su YouTube, non sono attiva su YouTube. Poi sui social assolutamente sì, però nemmeno come vorrei, cioè è stato proprio un periodo strano e appunto questa non è una giustificazione. Quindi vi voglio chiedere qui sotto nei commenti se avete delle domande da farmi, degli argomenti ovviamente in modo non insulto o critica addosso attacco, perché comunque dovete anche lasciarmi spiegare, nel senso che penso che ognuno affronti la vita, le situazioni, i problemi, gli ostacoli, le ansie in modi diversi. Quindi anche io sono umana, ve lo ricordo. Lo ricordo alle persone che comunque lo sapete anche voi se leggete i commenti dei miei video, ci sono sia persone che mi sostengono sia persone che non mi sostengono. Quindi mi rivolgo ovviamente alle persone che sono pronte a criticare. Vi voglio solo chiedere qui sotto nei commenti magari di lasciarmi qualche domanda, qualche argomento appunto in base a tema di questa mia pausa barra continuo, non so, andare e tornare, e magari in un prossimo vlog, appunto, no, magari sicuramente in un prossimo vlog mi concentrerò su questo tema di più, andando più nel dettaglio, anche se già ora siamo quasi a 7 minuti, ma non importa. Solo che lo sapete che poi quando ricomincio a fare i video mi butto e inizio a parlare, parlare, parlare. Sta anche cambiando la luce. Sì, è nuvoloso. Quest'estate è stranissima perché c'è il pomeriggio che fa caldo, la mattina che fa freddo, ma poi la sera piove, è tutto stranissimo. Comunque, vi devo anche parlare della mia festa di compleanno. Adesso sono le 12:24 ed è appunto l'1 agosto. Non lo metterà mai a fuoco, vero? Sì, ok. Ed è l'1 agosto. Ad agosto voglio fare tantissimi vlog e lo sto dicendo perché so già che li farò. Non so se ne farò uno al giorno, ma mi avvicinerò tantissimo a questa cosa, ovvero praticamente un vlog al giorno. Non dico sicuramente perché voglio fare anche dei video per il canale principale e quindi magari smisterò un po' i video tra canale principale e canale dei vlog, però voglio assolutamente rifarli, ricominciare, e ve lo sto promettendo ora in questo momento. Quindi se non lo farò, cosa che non succederà, però se non lo farò significa che non avrò rispettato questa promessa che ho nei vostri confronti e quindi significa che sono una brutta persona. Ok, ho anche aumentato la luce. Comunque sì, ve lo prometto, ad agosto ci saranno veramente tanti video, tanti vlog e spero che mi possiate perdonare per questa assenza strana e mi possiate anche perdonare per il fatto che io non abbia fatto il vlog durante la mia festa di compleanno. Per fortuna Tiago ha fatto il vlog. E quindi vi lascio qui sotto in descrizione il link al canale di Tiago dove c'è appunto il vlog della mia festa dei 21 anni che era tema Harry Potter. È stata veramente bellissima, c'erano tutti i miei amici, abbiamo fatto un sacco di giochi e se volete appunto vedere meglio c'è tutto il vlog. Per esempio vi faccio vedere, questa era la mia torta di compleanno. Ok, metterà a fuoco, eccola qui. Ovviamente chi ha visto Harry Potter capirà, praticamente Happy Birthday Cleo, scritto in modo sbagliato, perché questa è la torta di compleanno che Hagrid regala a Harry per i suoi 11 anni nel primo film. Quindi quella era la mia torta di compleanno. Poi ho addobbato il mio giardino a tema delle tre case. Non ho fatto quattro case, ve lo spiego subito. L'avevo già detto, però lo ripeto: non ho fatto le quattro case perché il numero degli invitati non era abbastanza per dividere le persone in quattro case diverse, perché comunque almeno quattro persone in ogni casa dovevano esserci, quindi ho deciso di togliere Tasso Rosso e di lasciare appunto le altre tre. Quindi questa parte di giardino era dedicata a Serpeverde, vedete che ci sono tutte le cose verdi. Ecco qua, poi c'era la parte dedicata a Grifondoro, eccola qui, tutto rosso. Adesso forse qua era già tipo tutto stato mangiato il resto, però ci sono i palloncini, lo stemma, poi
E poi c'è anche Corvo Nero. Dov'è Corvo Nero? Qua. Ok. Le luci erano un po' strane perché in quel momento c'era davvero tanto sole e questo era controluce, però... Ok. Prendi a fuoco, ti prego. Ok. Ecco qua, tutto blu. Con la coca nera, così era un po' tutto a tema scuro blu e tutto il resto. Vediamo se c'ho qualcos'altro da... Ah sì, questa è una foto che mi ha fatto Loretta. Questo era il mio outfit con in mano tutte le cose, tutte le prove con lo stemma di Hogwarts. E poi questo effetto di Instagram e Loretta ha detto che ero un Harry Potter perfetta. E poi se non sbaglio devo aver fatto anche, ok, la foto a alcune decorazioni. Per esempio all'interno della casa sopra la TV io e Tiago abbiamo stampato e attaccato la camera dei segreti è stata aperta, nemici dell'erede temete. Ok, qui sopra scritto come se fosse appunto scritto col sangue, come nel film. E invece nell'altra parete del mio salotto abbiamo sempre stampato, ritagliato e attaccato sul muro tutti, non tutti, alcuni incantesimi di Harry Potter, diciamo quelli più famosi, per esempio c'è Petrificus Totalus, Expecto Patronum, Avada Kedavra. E quindi niente, è stata davvero bella come festa, perché appunto era a tema Harry Potter, abbiamo fatto un sacco di giochi, ci siamo divertiti un sacco. E poi la sera sono rimaste a dormire tipo credo 6 persone, sì. E poi il giorno dopo comunque ne sono altri miei amici sono comunque rimasti 2 notti, quindi altri 3 miei amici sono rimasti. E quindi praticamente abbiamo fatto una settimana di festa perché poi sabato invece c'era la mia festa con i parenti che ovviamente li ho fatti venire un altro giorno rispetto ai miei amici. Quindi praticamente la festa dei miei parenti era a tema rosso. Ho deciso di fare semplicemente questo tema qua. Quindi eravamo tutti vestiti di rosso, vi faccio vedere, l'ho messa su Instagram, per esempio io e le mie amiche, perché le mie amiche di infanzia le ho invitate il sabato insieme ai miei parenti. Vedete, siamo tutte vestite di rosso, il rosso interpretato in modi diversi. C'era anche Tiago e poi c'erano, vabbè, le mie nonne, le mie zie, il mio cugino, tutti quanti. Quindi sono state delle bellissime feste, mi sono divertita un sacco e comunque almeno sui social ne ho parlato e ho condiviso appunto questi momenti con voi e so che non ho fatto appunto i vlog che vi avevo promesso, però alla fin fine... Ho capito che volevo tanto godermi il momento e nel momento in cui Tiago mi ha detto guarda lo faccio io il vlog, ho detto bene, il ricordo mi rimarrà, però allo stesso tempo io non dovrò pensare oddio devo vloggare, oddio devo vloggare, ma mi godrò il momento. Quindi comunque in ogni caso per chi era curioso della festa e tutto il resto c'è il link qui sotto in descrizione. So che questo vlog è già lunghissimo, ma ora che ho finito e non sono a fuoco di dirvi questi aggiornamenti che dovevo assolutamente dirvi, possiamo continuare con la giornata, anche se siamo già a un vlog lunghissimo. Come avete visto, per pranzo mi sono fatta questa insalata per cercare di rimediare alla settimana scorsa dove ho mangiato solo pizzette praticamente tra una festa e l'altra e ho messo mozzarelline, tonno, olive e credo basta. Mi sono dimenticata qualcosa? Credo di no. Bene, buon appetito! Allora, mi è venuto in mente che vi devo... No, ragazzi, ma... Le condizioni, cioè le mie condizioni. Aspettate che almeno i capelli me li sciolgo perché. Ok. Non vi preoccupate che verso sera poi mi devo preparare che usciamo a cena, quindi magari in questo vlog non mi vedrete solo così, ma anche decisamente meglio. Comunque, mi è venuto in mente che non vi ho ancora fatto vedere una nuova aggiunta nella casa, in particolare, più precisamente, sotto in taverna. Ormai è veramente tanto tempo che questo mobile mi è arrivato giù sotto ed è della marca Cygnus. Siccome voglio ringraziarli tantissimo perché mi hanno regalato questo mobile, visto che hanno visto l'anno scorso i miei vlog estivi e hanno capito che era necessario ristrutturare un pochino giù sotto,
sotto in taverna. Allora, volevo mostrarvi questo mobile, che in realtà è tipo una camera su misura, perché comunque è veramente tanto tempo che ce l'ho e li voglio ringraziare e soprattutto voglio condividere con voi appunto questa cosa, perché è un mobile bellissimo, fatto benissimo, su misura appunto, e tra l'altro non è ancora decorato perché con tutte le cose che ho dovuto fare in questo periodo, anche nella mia camera su di sopra, è stato più difficile concentrarmi su questo tipo di cose, però ve lo faccio vedere così ancora non decorato, però mi dovete far sapere se poi vi interessa magari un video, un vlog dove decoro, diciamo così, comunque rendo abitabile la parte sotto appunto della taverna. Adesso c'è questa luce, ok? Andiamo a vederlo insieme. Non so se vi ricordate dai vlog dell'anno scorso, sempre ad agosto, la strada che facevo perché avevo trasferito tutta la mia camera qua sotto. Ok, allora in pratica sul fondo della taverna, nella parte diciamo più spaziosa, libera e carina, c'è questo bellissimo mobile. Guardate, cioè mobile, che puoi chiamarlo mobile, magari vi aspettavate, che so, un armadio, una scrivania. In realtà, come vedete, è bellissimo perché io ho sempre adorato, non so se anche voi, ma da piccola avevo questa fissa per i letti a soppalco, comunque rialzati, ed è bellissimo perché praticamente, come si dice, sfrutta un sacco lo spazio perché il letto è sopraelevato, appunto. Questo è il materasso tatami, non so se lo avete presente, ma sopra si può appoggiare anche un materasso normale. E poi all'interno di ogni cassetto c'è un sacco di spazio, praticamente tutto lo spazio è al di sotto del letto. È veramente super sfruttato tutto lo spazio, anche qua sotto, cioè guardate tutto questo spazio. Immaginatevelo comunque sia in una taverna, sia comunque in uno spazio più piccolo o anche in una camera, in un appartamento dove serve appunto sfruttare bene lo spazio. E poi vabbè, io l'ho scelto di questo legno chiaro con i profilini bianchi. Se li vedete lì in fondo ci sono i quadri che avevo preso l'anno scorso per decorare, che mi piacciono tantissimo, infatti li voglio lasciare qua. Poi vabbè, su là ci sono un sacco di mensole, tutto. Veramente ci sono un sacco di piccoli posti dove mettere le varie cose, sia decorazioni che invece proprio vestiti o comunque sfruttare bene lo spazio. E poi ovviamente qui ci sono le scale per poterci salire in modo comodo, visto che è abbastanza alto, quindi sì, ci sono anche le scalette. Mi servirà davvero cercare di sistemare bene gli spazi perché durante agosto io sarò a casa, cioè non parto in vacanza ad agosto, quindi avrò davvero davvero tanto tempo per sistemare sia la mia camera, smistare un po' i vestiti, i trucchi vecchi, i trucchi nuovi e anche magari concentrarmi un po' su questa bellissima cameretta su misura che io adoro veramente, anche perché questa parte di letto, che è enorme, come vedete, è più lunga di un letto normale, può essere utilizzata benissimo anche come divano, comunque mettere tipo la TV lì e sedersi, sdraiarsi sul materasso. Cioè, si può usare questo mobile veramente in mille modi diversi, mille modi diversi. E per capire meglio di cosa sto parlando, se volete, qui sotto in descrizione c'è il link appunto del sito Cinius, dove potete vedere tutti questi mobili per camerette, ma anche per salotti, cioè per qualsiasi parte della stanza della camera. Ovviamente poi tutti i materiali sono di alta qualità, anche il servizio è straveloce, tutto il resto. Infatti mi sono trovata benissimo, solo che tra una cosa e l'altra non sono riuscita subito a parlarvene. A me piace veramente tantissimo, i colori, i profili, tutto. E fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ho appena finito, oddio, cos'è questo capello? Ok, ho appena finito il mio trucco per stasera, andiamo a mangiare il sushi. E siccome avevo un po' di tempo, mi sono fatta un trucco abbastanza completo perché di solito, visto che adesso è estate, non mi trucco molto pesante, però per esempio oggi avevo tempo e comunque usciamo a cena, quindi pian piano farà meno caldo, spero, verso sera. Quindi mi sono fatta questo trucco qua, che è sempre sugli stessi colori del marroncino, però volevo farvi vedere
questa palette di Anastasia Beverly Hills, il Glow Kit, che mi ha regalato una mia amica per il compleanno. E sono troppo felice perché non me l'aspettavo ed è veramente bellissimo. Guardate che belli i colori. Ovviamente io non potrò usarli tutti come illuminante, ma solo Summer e Moonstone, ovvero questo colore oro champagne e questo colore rosato, perché gli altri due sono più scuri, però li adoro. E infatti oggi ho messo quello lì più dorato. Sono bellissimi, li adoro. Per il resto è abbastanza sempre la stessa cosa. Sugli occhi ho utilizzato la palette di Kylie, sulle labbra Jeffree Star, Celebrity Skin. Vi faccio anche vedere l'outfit, che è davvero davvero semplice perché anche qui durante l'estate tendo ad essere abbastanza semplice anche con gli outfit, e quindi ho messo questo vestito qui che io trovo veramente comodo ma anche molto molto carino, che ho preso su ASOS. E praticamente è un vestito, si chiama vestito a sacchetto perché, come vedete, non ha forma, è molto largo, a maniche corte così, e io adoro questo tipo di vestiti perché sono carini ma allo stesso tempo possono essere sia eleganti che sportivi, dipende un po' anche dalle scarpe che si indossano. Io comunque mi metterò delle scarpe. Ah, potrei mettermi le nuove scarpe. Vediamo dove sono. Perché, vabbè, ovviamente c'è appena stato il mio compleanno, quindi ho ricevuto alcuni regali. E mia zia mi ha regalato delle nuove Adidas, che dovrebbero essere appunto della nuova collezione. Oddio, che luce! Della nuova collezione. E sono queste qui. Sono rosa pastello e hanno invece delle... sono sempre superstar, però tipo vintage 80s, una collezione del genere. E in pratica invece di esserci tutte le cuciture così, è tutto disegnato. Vedete? Tutto disegnato. Quindi mi sa che metterò queste perché sono felice di averle ricevute, mi piacciono tantissimo. Anche queste non me le aspettavo e quindi voglio mettermele perché non le ho ancora indossate. E già che ci sono, visto che stiamo parlando di regali di compleanno, qui alla mia collezione di Funko Pop si sono aggiunti dei nuovi personaggini, ovvero Lucius Malfoy. Guardate che carino. Ha anche in mano la profezia e vabbè la sua bacchetta al bastone come nel quinto. E poi anche Dobby che mi ha regalato Luciano. Grazie Luciano, è bellissimo. E poi non so se avevo fatto vedere anche Piton, però sì, c'è anche Piton. Quindi pian piano la mia collezione Harry Potter sta andando avanti. E qui sotto, come sempre, ci sono Maleficent e Ariel, così. E anche un pezzo dell'Hogwarts Express. Allora, se ci vedete con le lacrime, perché mi avevo riso fino adesso. Ecco mia sorella, ragazzi. Buongiorno, con i capelli sbarazzini. E stiamo andando finalmente a mangiare il sushi. Sono le 7:47. Non so se mi sentite con questa musica. 7? 7:47. Perché ho fatto 7? Ho fatto così, ho fatto 8. Comunque stiamo andando a mangiare sushi. Non vedo l'ora di mangiare il sushi e di bere perché ho anche sete. E niente, volevo documentare il nostro viaggio in macchina, ma non c'è molto altro da dire, e se non che siamo stupide continuiamo a ridere. No, abbiamo fatto tappa dalla nonna. Abbiamo anche fatto tappa dalla nonna per salutarla, che va a San Benson in vacanza. E adesso appunto stiamo per raggiungere il ristorante. Eccoci qua. Ciao. No, mi stavo per struccare, diciamo la verità, mi stavo per struccare, mi sono già messa in pigiama e ho detto no, il vlog, visto che non sono più abituata a fare i vlog, diciamo spesso. Mi ero dimenticata già che dovevo concludere il vlog, invece no, siamo qui, ho detto anche a mia sorella, vieni. Tra l'altro, c'è sullo sfondo il tuo regalo di compleanno, non l'ho fatto, no. Ma ho segnato, no, non è questo ritratto, ma è proprio questo. Stavo cadendo. È questa decorazione qui, non so se adesso si vedrà tanto bene con questa luce, però praticamente è una testa di bufalo, vitello. Tipo, di vitello, di bufalo, tipo, tutta decorata. Perché mia sorella sa che volevo un po' ridecorare la mia stanza e quindi le ha detto: sai che ti dico, partiamo con questa decorazione molto ben stile detto. Urban Outfitters. Che poi la cosa bella è che se ti metti davanti sembra che sei cornuta. Esatto. No, vieni più in qua. No, così. Ah, proprio così, eccola.
Bellissima, Mila. Ok, dopo questa perla di saggezza possiamo anche darvi la buonanotte, perché non vedo l'ora di struccarmi. Al prossimo vlog. Buonanotte. Prudono troppo le zanzare. Buonanotte.